immaginavi, ti manca la ciliegina in questa torta? O... Bella questa domanda. La domanda è bella, perché io credo che poter avere un ulteriore giocatore importante a centrocampo poteva essere una soluzione, però lo devi trovare soprattutto che avesse le caratteristiche giuste per noi. E io credo che, tenuto che ci giriamo intorno, giocare 3-5-2, il playmaker diventa un giocatore fondamentale. Noi abbiamo giocatori che possono farlo in quel ruolo, però ognuno con delle caratteristiche diverse. Abbiamo provato a vedere se si trovava qualcuno che facesse al caso nostro e soprattutto fosse in grado di fare la differenza, ripeto, con tutte quelle caratteristiche che ho citato prima. C'è un giocatore che aveva personalità, un giocatore che potesse veramente prendere in mano la squadra, un giocatore che fosse disposto a scendere la nostra categoria, oppure un giocatore di C che però potesse sostenere il ruolo in una piazza come questa. Il mercato non ci ha offerto questo, abbiamo optato per altre soluzioni, però io credo che criticare i nostri centrocampisti dopo appena 3 partite mi sembra abbastanza superficiale, perché abbiamo un giocatore come Scavone che l'anno scorso è stato il titolare in B e ha segnato mi sembra 5 gol. Abbiamo Corapi che 2 anni fa è stato uno dei migliori centrocampisti della Lega Pro. Miglietti è un giocatore che molte volte secondo me viene criticato anche a sproposito, ma è un giocatore che ha campionati di B e di Lega Pro di alto livello vincendo, quindi è un giocatore che non c'è bisogno che lo scopriamo oggi, e quindi credo che ancora questa squadra debba trovare, ripeto, gli equilibri giusti, ma non solo per le caratteristiche dei centrocampisti, ma anche in funzione degli attaccanti che abbiamo e della difesa che abbiamo dovuto costruire, perché è tutto in un casco. Quindi credo che ci voglia solo questione di tempo, di pazienza, ma la quadratura la troveremo presto. Ma la partita, scusa Paolo, la partita col Venezia, in questo processo di crescita di cui hai parlato, insomma anche di assemblaggio dei giocatori in un modulo, beh, arriva nel momento giusto, insomma arriva appunto, però arriva nel momento giusto, sarebbe stato meglio più lontano, arriva in un turno infrasettimanale, insomma che testa è? Ecco. Aspetta, solo un attimo. Perinetti oggi o ieri ha detto arriva troppo presto. Ah sì, anche secondo me arriva presto, perché sarebbe stato più bello farlo fra qualche mese, quando magari le due squadre così avranno più rodate. Sarebbero state più rodate, soprattutto avranno una classifica completamente diversa che esprimerà i valori di queste squadre. Perché io credo che, senza voler far torto a nessuno, però Venezia e Parma a livello di nomi hanno potenzialità superiori alle altre rose. Poi devono dimostrarlo. Dimostrarlo vuol dire lavorare, vuol dire costruire, vuol dire tutti i giorni tirarsi sulle maniche, e non è il fantacalcio, questo è il calcio vero. E incontri, andrà a incontrare realtà magari meno, con meno potenzialità, ma con altre qualità che hanno affinato nel tempo. Quindi questo Parma Venezia arriva, però, come ho sentito dire anche dai giocatori del Venezia, condividere che questa è una partita diverse dalle altre. E oggi la Polonia ha parlato di pressione, quindi sì, insomma, sì, non ci si nasconde. Che secondo me stanno, non a caso abbiamo gli stessi punti, non a caso mi sembra abbiamo le stesse difficoltà, e quindi si incontrano due squadre che dovranno far vedere a che punto sono dei loro lavori in corso. Ed è una partita che sfugge ad ogni pronostico, perché ripeto, viene dopo 3 giorni la sfida di campionato, quindi l'aspetto fisico sarà importante. Però ovviamente non incontrerai la squadra con quei brevidini che pensa solo a non giocare, a difendersi e a farti fare la partita. E quindi sarà interessante come i nostri giocatori, visto il valore che secondo me hanno, interpreteranno questa gara. Perché queste sono le gare che ti danno il vero peso di una squadra. Allora, intanto a metà trasmissione.